sono la paura per il contagio del coronavirus e la scoperta del divieto di visita dei parenti che hanno fatto scattare, come nelle altre carceri italiane, la violenta rivolta dei detenuti della casa circondariale Torre del Gallo di Pavia. Poco dopo le 20 di domenica, alcuni detenuti, dopo una protesta, avrebbero sequestrato due agenti di custodia, rubato loro le chiavi delle celle e liberato gli altri detenuti. Intervenuti sul posto polizie e carabinieri, con uomini di rinforzo dal carcere di San Vittore e di Opra per sedare la rivolta. Secondo alcune fonti, dopo essere stati picchiati, due agenti sarebbero stati rilasciati dopo le 23. I detenuti si sono poi barricati sul tetto, dove hanno bruciato i materassi, il tutto sotto lo sguardo dei parenti che si stavano raggruppando all'esterno del carcere. Vogliamo l'amnistia! Vogliamo l'amnistia! Vogliamo l'amnistia! L'emergenza è rientrata soltanto dopo un massiccio intervento delle forze dell'ordine dopo le 3 di notte.